facciamo. Dì ad Alfio di fare, cioè, la zia Cris ci serve, eh? La zia Cris ci serve. No, scusami, posso fare una cosa fuori programma? Certo, mi piacciono le cose. Sai fuori programma. Sai che io sono pazza. Allora, maestro Casamento, mi potrebbe mandare quello che dice il nostro capoprogetto Luca Tibero, il nostro capoautore, prima che inizi la puntata tutti i giorni in diretta, prego. Così dai, sentite. Dai, puntatona! L'abbiamo musicata! L'abbiamo messo! Ma siamo matti o no? Bellissimo! Anche l'autotune, capito? Bellissimo! È forte, è fortissimo, vabbè. Allora, e noi ci divertiamo con poco, avrete capito? Quindi mangiamo, stiamo in allegria. Mangiamo, pancia piena. Senti, almeno... vedo qui del prosciutto. Prosciutto crudo, perché oggi parliamo sempre delle nostre farine integrali. Oggi ti farò vedere una tecnica molto bella per ricreare una spiga di pane, dato che il pane e la farina proviene proprio dalla terra, una spiga di grano, che ricorda appunto da dove viene la farina, fatta con un impasto di farina integrale, che facciamo con 600 grammi di farina integrale di grano tenero e 400 grammi di farina di grano tenero tipo 2. Le mischiamo insieme e iniziamo a mettere un preimpasto con 600 grammi d'acqua, che ormai abbiamo capito che ci aiuta proprio a far partire questi processi enzimatici ancora senza lievito, per proprio preparare i nostri lieviti al meglio quando poi verranno messi. E li impastiamo, guarda, così, grossolanamente, e li lasciamo riposare dai 20 minuti fino a massimo un'ora, che sarà proprio il tempo in cui tu andrai a vedere tutte le ricette. Quindi facciamo questo pane a forma di spiga. Pane a forma di spiga integrale. Sono molto curiosa. Va bene, Fulvione, io voglio vedere questo pane meraviglioso, glielo non voglio spoilerarlo, ma è bellissimo. Allora, abbiamo innanzitutto preimpastato tutta la farina e l'acqua, che ha un profumo meraviglioso, incredibile. Io tutte le volte mi innamoro. Spiga di grano integrale. Esatto, e che questo processo, che può durare dai 20 minuti fino al massimo di un'ora, ci aiuta poi ad avere una maggiore estensibilità proprio per il nostro impasto e soprattutto anche una digeribilità maggiore oltre ai gusti e ai profumi, e ci prepara il terreno ai nostri lieviti per lavorare al meglio. Quindi adesso ho messo il lievito madre, 250 grammi, che se vogliamo sostituirlo con il lievito di birra ne mettiamo 10 grammi. Continuiamo ad impastare con ancora un po' di acqua e appena il nostro lievito madre si è amalgamato andiamo con il sale. Puoi già andare. Ecco, perfetto. Che tanto non deve stare vicino al lievito. Esatto, anche il lievito madre vale sempre la stessa cosa. Sul lievito madre possiamo anche aggiungerlo qualche minutino prima, perché la quantità, qui abbiamo 250 grammi, è maggiore rispetto a se mettiamo pochissimo lievito di birra. Quindi sul lievito madre possiamo anche anticiparlo un po'. Lo impastiamo, naturalmente, fino a quando tutti i nostri ingredienti sono ben amalgamati, e lo facciamo lievitare per 2 ore a temperatura ambiente, coperto da pellicola. Utilizziamo a casa sempre la pellicola e mai il famoso canovaccio da cucina, perché il famoso canovaccio comunque fa fare la crosta. Giusto. E quindi noi abbiamo bisogno che questa crosta non ci sia. Facciamo un po' di semina del grano, lo stesso movimento. Ma il movimento è diventato famoso come questo, Lui fa... Sì, perché è importante spolverare in maniera omogenea al tavolo. A questo punto il nostro impasto ce lo andiamo a rendere, diciamo, una forma rettangolare e facciamo delle forme da circa, dei pezzi di pasta da circa 300 grammi. Possiamo farli a seconda, a nostro piacimento, però diciamo che 300 grammi è una dimensione giusta. Andiamo a allargarcelo, andiamo a piegarlo, ok? E andiamo ad allungarlo leggermente, come se fosse una baguette con le due puntine. Altro metodo: casa, carta forno e teglia, perché poi nella lievitazione non si devono allargare. Quindi andiamo a metterceli qua e, facendo il secondo, così vedi subito, lo andiamo a piegare e lo andiamo ad allungare in questa maniera con le puntine, lo mettiamo leggermente di più e li andiamo ad attaccare. Vi ricordate questo famoso, così, anche col tovagliolo? Bravissimo, si può fare, col tovagliolo, così loro non si allargano durante la lievitazione. Non si spatasciano. Perfetto, no? Lo lasciamo riposare 20 minuti, fino a quando, sempre coperti da pellicola. Lui ha tanti di quei passaggi che devo un po' smontare, perché chiaramente... Fino a quando, diciamo, sono diventati abbastanza più lievitati in questa maniera. Questo ci aiuta anche
a togliere bene il nostro impasto, perché quando il pane è già lievitato bisogna toccarlo il meno possibile, quindi la nostra carta da forno con la mano, vedi, ci permette così, track. Vedi, lo andiamo a mettere delicatamente, io te ne faccio vedere una così almeno, certo, riesci a vederla bene sulla nostra teglia, ma possiamo naturalmente mettere due. Semplicissimo, forbici, guardate, e andiamo ad attagliarlo in questa maniera. Ecco la spiga, lo tagliamo quante ne vogliamo e poi andiamo a aprirla in questa maniera. C'è uno di qua, uno di là, uno, vedete, di qua, uno di là. Naturalmente, se facciamo i tagli più profondi o meno profondi, la spiga si apre. Io ne ho fatte di diverse versioni. A questo punto, direttamente andiamo in forno. Ah, non ho più lievitazione. No, basta. Direttamente. Ah, perché abbiamo già fatto lievitare 20 minuti qua. Quando tagli il pane, deve essere infornato. Okay. Quindi, in questo momento, tagliato con le forbici, immediatamente forno statico preriscaldato a 230 gradi per circa 18 minuti e possiamo naturalmente anche metterne due, e possiamo mettere anche due teglie con più forme all'interno, perché le forme sono piccoline e quindi abbiamo la possibilità di riuscire a mantenere la cottura. E guarda qua, no, ma guardate che meraviglia, che poi il forno lievita ancora leggermente. Guarda che belle. Adesso ci facciamo un po' di spazio. E questa è proprio da mettere in mezzo al tavolo. Questo è bello, è un pane che uno vorrebbe non mangiare perché è talmente bello. Infatti tagliarlo, però noi, secondo me, dobbiamo innanzitutto vedere come è venuto. Si taglia? Io prenderei a bocconcini. Sì, guarda, puoi farlo con i bocconcini e io mangiartelo. Prenderei, io ho preparato, io farei un po' di così, prosciutto. No, così staccherei il mio bocconcino, la mia spiga. Poi prenderei così una fettina, brava, di prosciutto, così. E poi farei così. Io però te l'ho anche tagliato come fosse eppure un panino. No, no. Vabbè. Eppure, guardalo. Eppure, guarda che bello. E poi lo farciamo. Eccolo qua. Ma arrivo, eh. Sì, sì, ma io tanto vado avanti. Questo è mio, posso tenere. Hai sentito qua, che croccantino anche te. E guarda che bello lì, la bellezza dell'interno. Ma guardate che pane che è riuscito a fare Fulvio Marino. Prepara il panino per la tavola finale.